Buonasera. Video in cucina oggi. Napoli Fiorentina 3-0. No, mi viene da ridere perché se penso al telecronista e alla sua Premier League dell'altra volta. Mazza che mazzata, oh. Non me ne voglia di tifosi della Fiorentina, non è con la Fiorentina che ce l'ho, assolutamente. Arthur sembra rinato da quando gioca a Firenze. Boh. Evidentemente questo non ricorda Rui Costa, Antognoni, Dunga. Dove può portare la retorica di un telecronista, ragazzi, veramente. Partita vinta di corto slash largo muso da parte di Mazzarri. Sì, la Fiorentina ha sbagliato il rigore, benissimo, ma tolto quello non ha mai tirato in porta la Fiorentina. Premetto, l'ho vista dal 20° in poi la partita perché stavo lavorando. 20esimo, 25esimo in poi la partita, perché ero al lavoro. E francamente, non una partita esaltante, anche la cornice, mamma mia. Io non so quale ritorno dia, a parte quei quattro spiccioli che avrà la Lega Calcio e che avranno le società che ci partecipano. Io non so quale sia il ritorno in termini di immagine di una partita praticamente a spalti vuoti. C'erano più spettatori in barletta paganese che stasera. E francamente gli arabi con le bandiere delle due squadre mi fanno tenerezza. Mi fanno davvero tenerezza. È vero, ci sono andati a giocare anche gli spagnoli là, ma francamente. Sono cose che io non approvo, così come non approvo l'NFL che viene a giocare in Europa. Non l'approvo, manco quella. Ognuno in casa sua. Perché mi dà tanto di sudditanza culturale questa roba. Mi dà di sudditanza culturale questa roba. A parte le ragioni economiche. Per quanto riguarda la partita, Mazzarri ha vinto allegrianamente. La Fiorentina faceva la partita, il Napoli chiudeva bene gli spazi. Contropiede del Napoli e gol. E al Napoli manca Osimhen. E al Napoli manca Osimhen che in Coppa d'Africa, che ha vinto 1-0 la Nigeria su calcio di rigore, per farlo proprio su Osimhen, ha vinto in casa della Costa d'Avorio la Nigeria. Ora stanno giocando Egitto e Ghana, ora c'è la Supercoppa, cioè c'è la Coppa del Re. Fra Atletico e Real Madrid sono sullo 0-0. La partita. Cosa serve fare un certo tipo di calcio quando non tiri mai in porta e non fai gol? Perché la Fiorentina ha fatto pressappoco la stessa partita che fece con la Juventus. La stessa, uguale, il Na e Napoli 3 contropiedi, 3 gol. Un Napoli non certo al massimo della forma, naturalmente. Due gol Zerbini, ragazzo, mi fa piacere. Io quando segno un ragazzo italiano, a me fa sempre piacere. Zerbin, così quando segna Politano, perché noi dobbiamo difendere il nostro brand di calciatori italiani, che ce n'è di talenti, basta solo cercarli e non farsi imputtanare. Io non solo non reintrodurrei il decreto crescita, ma raddoppierei le tasse, ma anche se non si può per direttiva europea, per l'importazione di calciatori stranieri, ma non si può per direttive europee, allora. Che purtroppo ci stanno bene ad alcuni per la Superlega e devono star bene anche quando la roba ti dà torto. Ho detto, una Fiorentina spuntata. Spuntata. Beltran, Zola. Icone, che cazzo di rigore che ha tirato, Dio santo.
Forse non avete capito una cosa. Questa squadra, se non gira Jack Bonaventura, non gira la squadra. Mandragora, che è partito dalla panchina, non gira la squadra. La Fiorentina fa una fase difensiva raccapricciante, francamente. Che solo un campionato scarso come il nostro non mette in evidenza con le squadre di medio-bassa classifica. Così giocava la Fiorentina di Cecchigori, che cambiò radice per Agroppi e poi finì in Serie B. Solo che quella era un'altra Serie A. Per dire, il Brescia che retrocesse quell'anno aveva Agi, aveva Raducioiu, aveva Marco Rossi, l'attuale CT dell'Ungheria. Quel Brescia, per me, lotterebbe per la Champions, quel Brescia. In questa Serie A lotterebbe per andare in Champions, quel Brescia lì per me. Una partita non, che rispecchia il nostro calcio, dopo tutto. Sì, molto rumore, ma contenuti tecnici davvero molto poveri. Sì, la buttiamo tutti sul tentativo di possesso palla. Poi, non essendo il nostro un campionato competitivo da questo punto di vista, ecco che nascono le cazzate. Magari si divertono, qualcuno si diverte, ma i tifosi della squadra non di certo. Il Napoli non è che ha fatto sta partita, li ha attesi e li ha bastonati in contropiede, questo ha fatto il Napoli. Ma se avesse segnato il rigore, ma se mio nonno, se ci avesse le ruote era un caretto, dicono a Roma. Se, togliamoli se dal mondo del calcio. Tra l'altro, un rigore per me, boh. Io sì, sarò cieco io, ma io il tocco sui Coné non è che l'ho visto. Non è che ho visto sto tocco, sta legnata. Boh. Ma sono i rigori moderni, direbbe José. Comunque Napoli che va in finale, Napoli che attende Inter o Lazio, al 90% l'Inter. Al 90% l'Inter domani vince tanti a pochi domani l'Inter, secondo me. Napoli, che naturalmente l'Inter è la netta favorita per questa Supercoppa, troppo più forte di tutte e tre, troppo più forte. Mi ha fatto piacere la vittoria del Napoli comunque, per Mazzarri, non tanto per l'allenatore quanto per la persona. Io quando una persona viene dileggiata a me dà il cazzo. A me dà un fastidio enorme, ragazzi, quando una persona viene dileggiata, specialmente da questi soloni del football moderno. Mi stanno sui coglioni. Mi stanno sui coglioni. Italiano ultimamente non è che ci stia capendo molto, eh. O almeno questa è la mia impressione. Non ricordo cosa ha fatto l'ultima partita la Fiorentina. Aveva perso a Sassuolo la penultima, poi l'ultima mi sa che ha pareggiato 0-0, mi sa. Non vorrei dire una puttanata. Non ricordo esattamente con chi ha giocato l'ultimo turno la Fiorentina. Mi sa, è con l'Udinese, dove l'Udinese meritava di vincere. Io tutta sta Premier League in questa squadra non la vedo. Vedo una squadra leggera, sbarazzina, che prova a divertirsi, ma vale sempre questo discorso qua. Fare un certo tipo di calcio in questa Serie A, in una Serie A 20 squadre, dove ne retrocedono 3, solo 3, dove bene o male tu sei nella fascia fra il settimo e il dodicesimo, tredicesimo posto, dove non rischi praticamente un cazzo. È facile fare un certo tipo di calcio. Quando poi i punti iniziano a pesare, Fiorentina quarta in classifica, quando i punti iniziano a pesare, e poi gli errori li paghi. Gli errori li paghi, non ci sono cazzi. È successo al Bologna, è successo alla Fiorentina, perché non sono squadre strutturate per il quarto posto. Non sono squadre strutturate per il quarto posto. Il Napoli, con tutti i suoi guai, lo è. Anche se dovessi fare un nome per il quarto posto oggi,
fare il nome dell'Atalanta, che nessuno nomina Gasperini antipatico, perché Gasperini antipatico, ecco perché non nominano l'Atalanta. Ma non ci fosse stata la Supercoppa, l'Atalanta sarebbe stato un bruttissimo cliente per l'Inter, eh? Un bruttissimo cliente. È per noi che la incontreremo, mi sa, a marzo o a febbraio, non lo so. Intanto punizione al Metropolitano, sono ancora sullo 0-0. Buona partita di Cajuste, devo dire, che già mi era piaciuto con la Salernitana. Il ragazzo sta crescendo, è chiaro che non è un fuoriclasse, non è Jorginho, né Hamsik, né Anguissa, però Lobotka per di più ha fatto lavoro oscuro, ha fatto il medianaccio, che poi è il suo ruolo, così giocava nel Celta di Vigo. Ma in questo momento bisogna fare legna, bisogna... Nella situazione nella quale è il Napoli, con tre squadre praticamente inarrivabili oramai, con un posto solo a disposizione per la Champions League, qua bisogna fare di necessità virtù. E il Napoli, nell'attesa che rientrino Osimhen e Anguissa, e che Quara magari ritrovi una parvenza di forma ed esca dalla modalità Mickey Laudrup, bisogna fare di necessità virtù, perché... In questo momento qua, fare un certo tipo di calcio come quello che faceva l'anno scorso per il Napoli vuol dire suicidarsi. Mazzarri l'ha capito, da persona, da allenatore navigato quale Mazzarri lo ha capito, e ha aspettato la Fiorentina, l'ha pulita in contropiede. Questo è per la gioia di Riccardo Trevisani, che aveva una leggerissima preferenza per la Fiorentina. Ripeto quando ho detto inizio video, non ce l'ho con la Fiorentina, né tantomeno con i tifosi viola. Io ce l'ho con questa narrazione del cazzo, mi dà fastidio, mi dà fastidio. Perché a calcio non c'è un solo modo di giocare, e poi comunque devi avere gli uomini giusti per fare un tipo di calcio e un altro tipo di calcio. Non esiste una ricetta unica per vincere le partite, dipende molto dagli uomini che hai. E il compito di un allenatore è questo: valutare i giocatori che ha, poi se riesce impone la sua filosofia. Se non è possibile, deve adattarsi agli uomini che ha, pochi cazzi, pochi cazzi. No, perché hanno fatto passare la Fiorentina in italiano come una sorta di piccolo Barcellona, non lo so, hanno fatto passare. Vabbè, detto questo, Napoli prima finalista, io penso che l'Inter non dovrebbe avere difficoltà a portare a casa questo trofeo, perché... è palesemente più forte. Intanto ha segnato l'Atletico. Samuelino. Non mi veniva il nome. Samuelino, il brasiliano. Raga, occhio a questo qua, che è un bel giocatore. Ah, poi a proposito di Ken all'Atletico Madrid. Ma. Al posto di chi gioca? Mistero glorioso e gaudioso. Al posto di Morata, al posto di Griezmann. Hanno già Depay in panchina. Ragazzi, guardate che questi hanno mandato via Joao Felix. Boh. Secondo me è una butade. Poi, se c'è qualcos'altro dietro, non lo so. Comunque sia, Napoli 3, Fiorentina 0. Napoli attende e vince in contropiede. Fiorentina a casa, a preparare la partita con l'Inter. Magari la scienza riesce fuori nella partita con l'Inter, ma se devo essere sincero, se la Fiorentina è questa, ma capace che ne piglia altri 4 come nella partita di andata dall'Inter. Iscrivetevi al canale, ragazzi.